La lingua degli dèi, l'amore per il greco antico o moderno, è il tema dell'incontro all'aperto al chiostro della chiesa di San Francesco con l'autrice Francesca Senzini e l'attore Giuseppe Cerceda. Il libro della Senzini conduce in un viaggio alle origini della nostra grecità fino ad oggi, presentato dalla rassegna all'aperto proposta dalle Isole del Sapere, libreria Fahrenheit 451, libreria Cino, lo spazio Pistola, e dal comune di Pistoia. Sì, siamo molto contenti stasera di avere qui Francesca Senzini, che è l'autrice di La lingua degli dèi, che è un libro veramente molto prezioso, che parla del greco, ma insieme parla di noi. Contenti anche di avere qui un grande attore, che è Giuseppe Cederna, che è appunto protagonista, uno dei protagonisti di Mediterraneo, è un greco, diciamo, d'adozione, ed è molto vicino anche alla cultura che questo libro esprime, quindi la presenza di Giuseppe Cederna si spiega anche in questo modo. La Grecia, la culla della nostra civiltà, è al centro del tuo libro. Io ho cercato di fare il raccordo fra l'antichità e la modernità, perché sappiamo tanto della Grecia antica, almeno ci sono molti libri che ne parlano, ma della Grecia moderna, che ormai non è neanche più presente nelle cronache giornalistiche, sappiamo poco. Dei greci di oggi sappiamo ancora meno, e quindi ho cercato di raccontare una storia che fosse globale, ininterrotta, dall'antichità fino ad oggi. La Grecia è un pezzo formidabile della mia vita, di attore anche lo è stato, pensa che caso, grazie, va bene, al film famoso di Mediterraneo, a mio padre che mi portava in Grecia grazie al fatto che lui era un archeologo. Ma oggi sono qua a raccontare uno dei più bei libri sulla Grecia, di intelligenza e profondità e leggerezza e poesia, proprio un atto d'amore meraviglioso per la Grecia. Quindi sono molto felice di essere qua, fa caldo, e la saggezza antica insegnava che la Grecia arriva, il Mediterraneo arriva fin dove arrivano gli olivi. Qua ci sono gli olivi dietro di noi, c'è il caldo che c'è nelle isole greche adesso, quindi quale posto migliore per presentare La lingua degli dèi di Francesca Senzini? Io non lo so.